Molti giocatori spesso durante la loro carriera in alcuni frangenti si lamentano del fatto che magari giocano poco. Alberto Tentardini arriverà il giorno che dirà io gioco troppo. Quello penso, perché sennò non si dovrebbe fare questo mestiere. Anzi, bisognerebbe lamentarsi solo quando si gioca poco, non quando si gioca troppo. Comunque scherzi a parte, è un periodo fortunato, un periodo nel quale sto sempre giocando e forse anche perché fisicamente mi sento molto bene, poi la fortuna che da quello che sta vedendo il mister crede in me e stiamo andando bene, sono tutte conseguenze che poi portano un giocatore a esprimere il meglio di sé o comunque a fare determinati tipi di percorsi con una continuità elevata, diciamo. Il termo è sempre quello, l'unica cosa è che a differenza magari delle prime 10 partite dove un mezzo episodio ci poteva andare in un verso, adesso ci sta andando in un altro, c'è sicuramente il fatto che non siamo più una sorpresa, c'è sicuramente il fatto che magari tenere un ritmo forsennato come abbiamo avuto all'inizio non è facile, però ciò nonostante comunque a parte con la Ternana noi non abbiamo mai sfigurato, non abbiamo mai fatto una prestazione deludente. Chi gioca a calcio sa benissimo che anche l'ultima in classifica può venire qua in casa e dire la sua, anche perché abbiamo guardato prima la Cavese, una squadra che in trasferta ha fatto quasi i nostri stessi punti. La pecca della Cavese, da quello che abbiamo visto, era in casa, che ha fatto un solo punto, tutti gli altri punti li ha fatti fuori casa. Quindi è una squadra che comunque dà fastidio, è una squadra che ha dei buoni giocatori, perché comunque è rimasto un po' l'organico dell'anno scorso. L'anno scorso era una squadra molto fastidiosa da incontrare, soprattutto in trasferta. Quindi ovviamente noi, come sempre, si gioca sempre per i tre punti, perché abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo voglia, abbiamo fame, però da lì a dire che bisogna vincere a tutti i costi e prendere quasi sotto gamba è diversa la situazione. Noi ovviamente l'intento è quello di vincere, ma come era l'intento di vincere anche con la Ternana. La cosa che dobbiamo essere bravi a fare è non sottovalutare assolutamente la Cavese.